Insomma, in poche parole parlare dell'India non è facile, perché qualunque parola si dice dell'India già rischia di essere poco rispetto al tantissimo che questo paese è, perché la cosa che traspare subito qui è che qui stai dentro un paese che ha infinite cose che dice e infinite cose che nasconde. E questa percezione proprio di quello che non è detto, di quello che non è visibile, di quello che non è appariscente, è la cosa che io colgo di più qui. Altrove non ho questa impressione. Mi dice un confronto con Africa, con il Medio Oriente, lì ho avuto sempre l'idea percettiva di un tema, di un luogo, di una cultura che in qualche modo si faceva leggere anche istintivamente, anche spontaneamente. Qui c'è un di più di schermo che non è voluto, ma è la grande, come posso dire, tradizione anche stratigrafica dell'India, la millenarietà della sua cultura, della sua idea del mondo, che oggi è, ma che infinitamente di più è stata e che probabilmente infinitamente di più sarà. L'idea proprio è questa, di essere in un momento qui in India di una transizione assolutamente velocissima, tra un grande prima e un grande dopo.